Ciao a tutti, agli amici della webcam, mi presento Fabio Chicago. Ciao Fabio, raccontaci, Hello. No, Fabio, allora dai, abbiamo capito che ti sei un attimo arrabbiato con una tua ex, che si chiama? Ma allora, mi spieghi questa storia? Mi spieghi questa storia? Dai, Fabio, no? Allora? Fabio! Cavolo. Allora, mi spieghi questa storia? Ok. Allora. Oh, my Amorosa, però abbiamo capito che Fabio è un po' amareggiato con le donne e per questo discorso le chiama. Ecco, allora diciamo, però Fabio è sempre stato uno rispettosissimo per il sesso femminile, giusto? Non entriamo nell'ambito della politica Par perché sa condicio. esatto, Par perché condicio un po' non vado manco un nicio. domani condicio. Esatto. Allora, Fabio, ascolta, diciamo questa storia che tu entri nella casa del Grande Fratello con gli occhiali. Con gli occhiali. Vai occhiali. Ah, gli occhiali. Dai, l'invenzione e gli occhiali che hai trovato, dai. Sì. Go. Ma parli in veneziano adesso. No, no. Sì, perché questi occhiali qua, no, che go su, che è marchiati, un marchio strano, si vede? Sì, Si vede? si vede. Si è falso, perché comincia a assumere, perché tra l'altro io ho anche rotti a fare a botte, adesso ti vedi chi si è rotti qua. Qua. Sì, ma perché fai a botte, scusa Fabio? Perché ho trovato me cavara sul letto con un altro Ecco, il caverone, no? discorso è questo, il discorso è questo. Che tu ti sei arrabbiato col sesso femminile, soprattutto con la tua, cioè? Tanto così mi sono arrabbiato. Poco, poco. Sono scappato in America a Oh, Chicago. e quindi Chicago, ecco, spiegaci perché cos'hai in mano intanto. ho In un'idea. mano Darsi un'idea, vero? un'idea, cioè Ho un'idea che allora sono andato a Chicago, no? sì, ci cavo dentro e fuori. Chicago dentro e anche fuori, e ti vedi che ogni tanto fa sparire la luce, sono un mago. E sono andato a Chicago, sono scappato perché ho avuto una delusione amorosa. Questa cavera che non si dice il nome neanche il peccatore, Barbara. E l'altro giorno ho deciso di andare. Di andare a dove? So scampa. Dove? Questo video è prodotto con un Mac. No, So ma non può. scampa a Washington, vicino Chicago. Poi non sono mai stato mio a Chicago, adesso vicino Obama. Obama, certo, ok. E ho deciso di comprarmi un paio di occhiali. Sono andato alla ricerca di un paio di occhiali finché ho trovato questi, mi ho trovati per terra. E siccome che mi lo so, gli occhiali qua mi permette De far magie, ti hai Ah, ho capito? capito. Fare magie. Cavolo, ho visto che fai magie. Sparisco. Torno. Sparisco. Ti dimanda, torno e così qua. E ho trovato gli occhiali qua Ci fai e. sentire l'ultima canzone? Batter? Sì, dai, così iniziano a È conoscere. una cosa Ma scusa, ma fatta. se La sei. cavera è una storia a parte, la storia dei corni, cosa ho avuto. Dai, sono andato in America, a Washington, a Chicago, vado a trovare sta camera. E Ok. questa È cos'è? Ho un'idea. Come Cesare, ragazzi, capito. lei ha un'idea in testa, mia ho un'idea in mano, tu capisci? Yes, I'm Venga. Allora. L'acqua di la puntana, amara, 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 Sta storia, non interessa a nessuno sta non storia. dovevamo vedersi più. Ah, ah, ah.
abbronzatissima sotto i raggi del sole. Non puoi venire più avanti, Fabio. Sorridi tu, io non sogno più avanti. Allora dai, dà un messaggio agli amici. Un messaggio agli amici. Non drogatevi, la droga fa male, la droga fa morire. Portami a tutta qua, amici, in qualche maniera fa sparire. Però che oggi che lo sotto lo c'hai. Ci fai sentire qualcosa? Water. Dai allora. Buono. Volevo tanto ballare sul water ticket tra. Volevo tanto ballare sul water ticket tra. Ma mi mancava la catena, mi mancava il feltrino, mi mancava la marijuana. Dai! Fuori la marijuana. Ma non si può. Mi metto il feltrino e mio amico mette a casa. Catena, fevo un giro in casermina. Esatto. Che sei un vermo? Tu un vermo? No, no. Hai visto che c'è un piccolo segnale da dare dalle... I carabinieri che si devono arrivare. Ho un sensore. Vedo adesso qua in zona, sei in pizza. Ho un sensore per i carabinieri. Adesso io tornare via. Eccoli qua. Adesso io qua in zona allora non potevo fare niente. Sai, eccoli. Non è via. Che sei una persona che ha bisogno di aiuto. E ganca sono. Mi sono uno che lavora, sa, mattina mi alzo e sei, vado a fare l'unico video che ho, le faccio colazione al bar, bevo caffè, bevo cappuccino, mangio la pastina e leggo il giornale, come se, leggo i manifesti che ne su quei muri. Sì, ma queste cose qua non è che... E c'è un vermo qua in giro. Queste cose qua non è che gli interessa. Ho avuto un'idea. Grazie, abbiamo pensato, giusta qualche volta. Spacchiamo il computer. Spacchiamo? Manda un messaggio dai a quelli della web. Fabio. Succede. Fabio. Manda un messaggio. Io un bisognino adesso, magari perché che cosa sarà tutto da in mano. Però capito. Se scusatemi. Dai, non. Ma se tutto gas, quando penso a una persona, mi viene fuori tutta sta roba e se più forte. Ma cosa c'entra la camera? Ecco, sia la camera vecchia. Allora, vorrei farne una con dedica, se è possibile. Sì, dai, attendiamo sì. Un attimo che mi carichi la cartuccia. Allora, dedico questa mia canzone intitolata Butter alla mia ex camera. Beh, però sei veramente... No. No, sei una persona veramente sgradevole. Ma il soprannome è il gladiatore. Fabio, ma ci cago. Ci cago dentro. E? E ci piscio sopra, ma soprattutto ci cago dentro. Dentro e ci scureggio anche sopra. Guarda. Vorrei fare un'altra dedica. Ancora? Vorrei dedicare questa mia canzone alla mia amica intima. Ancora. Vorrei fare un'altra dedica a... Non fare nomi però. No, è il quinto video che cancellena. Avanti. Dedichiamo questa canzone alla mia amica Yaya. Ma cosa... Perché ti voglio tanto bene. Ok, salutiamo tutti. Salutiamo tutti, io ho finito le cartucce di nuovo. Ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, ciao, ragazzi, non vi drogate. La droga portatemela da me, che mi ha fatto sparire in qualche modo. Ok, senza problemi. Ciao a tutti.